Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata, chi ha perso il suo gazebo? Guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa? Chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare? Ai, permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? Intanto, Renzo prosegue per Milano, una città sopraffatta dalla carestia e dalla guerra. Lì venne coinvolto in una serie di disavventure che lo spinsero a fuggire da Bergamo. Purtroppo però, ormai in tutto il territorio lombardo imperversava la peste, diffusasi a causa della discesa dei Lanzichenecchi. Le strade erano piene di corpi di persone morte all'improvviso e lasciati lì finché passasse un carro per portarli via. Dalle finestre venivano buttati giù cenci e lenzuoli ammorbati. Renzo, tornato al Milano, camminava per una Milano devastata. Vide d'entrata una donna, di una bellezza velata ed offuscata, ma non guasta, di un languor mortale. Portava in braccio una bambina morta, con un vestitino bianchissimo. Pareva adornata per una festa. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, ma quello, tirandosi indietro, disse: «No, devo metterla io su quel carro». Poi porse dei soldi al monatto, aggiunse: «Promettetemi di metterla sottoterra così». La madre, data la bambina un bacio in fronte, l'accomodò sul carro e disse le ultime parole: «Addio Titilia, riposa in patria». Poi, voltatosi verso il monatto, disse: «Voi, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa, dove l'aspettava un'altra figlioletta. Una notte di fine agosto, Don Rodrigo tornava a casa sua accompagnato dal Griso, uno dei suoi bravi di fiducia. Si sentiva una fiacchezza alle gambe e una gravezza di respiro. Si accorse d'improvviso di avere su un braccio un orrido bubbone paonazzo. Disse al Griso: «Di te mi posso fidare, sto male, va di corsa dal dottor Chiodo, è un galantuomo, manterrà il segreto». Il Griso corse subito via, ma non obbedì ai comandi del suo padrone. Don Rodrigo, dopo pochi minuti, sentì il suono di una campanella. Erano i monatti che si avvicinavano. Cominciò ad urlare: «Ah, traditore, infame, scellerato!» Mentre Don Rodrigo urlava e i monatti lo afferravano per portarlo via, il Griso, fatto un fagotto con i beni del padrone, scappò a gambe levate. A Milano, il lazzaretto, che in precedenza era servito da ricovero per le vittime della carestia, ora rigurgitava di ammalati e moribondi, che venivano assistiti ed accompagnati alla morte. Renzo, ammalatosi di peste e guarito, si recò nel lazzaretto per cercare Lucia. Ad un tratto vide Fra Cristoforo, che lavorava come volontario. Il frate lo rimproverò per i suoi propositi di vendetta nei confronti di Don Rodrigo e lo accompagnò dal signorotto, che ormai era moribondo. Renzo, alla vista del suo rivale sconvolto, prega sinceramente per la salvezza della sua anima. Finalmente, dopo molte ricerche, Renzo nel lazzaretto riuscì a trovare Lucia, anche lei ammalatasi di peste, ma ormai in via di guarigione. Lì però lo allontanò subito, per rispettare il voto fatto alla Madonna. Una sera Lucia si alzò dal letto e corse ai piedi del letto di Don Rodrigo e gli disse: «Rodrigo, in realtà io ho amato sempre te,
Ma all'improvviso Alessandro Manzoni, pensieroso, si avvicina ai due e li rimproverò. No, no, ragazzi, ma stiamo scherzando? Non è così che finisce la storia. A questo punto Fra Cristoforo scioglie il voto di Lucia e i due promessi sposi coronano il loro sogno d'amore. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te,